vicino al terzo, con uno stacco di testa, oggi una gran partita, il mister però parlava di una squadra forte ma che si deve incattivire. Quando gli ho chiesto che forse Bianchimano è uno di questi, può diventare, se può diventare un grandissimo attaccante, il nuovo Castano, con cui l'ho definito qualche settimana fa, lui ha detto per perciò. Cosa pensi? Ma sicuramente il mister ogni giorno durante la settimana mi stimola che devo migliorare su parecchie cose. All'inizio, cioè, io cerco di dare sempre il massimo sia in allenamento che in partita, poi sicuramente non ho ancora tutti i 90 minuti nelle gambe e sto lavorando per prenderli il prima possibile. Per quanto riguarda i gol, sono molto contento, che un po' rispecchia l'inizio della stagione dell'anno scorso, che appena sono arrivato ho fatto 2 gol e speriamo sia di buon auspicio per il proseguo del campionato. Sì, proprio il gol, una risultanza particolare il primo gol, proprio ci tenevi evidentemente proprio a rompere il ghiaccio, tra l'altro, come diceva il collega, anche un'intenzione meravigliosa, come peraltro gran parte sono i gol del Catanzaro, insomma il Catanzaro vince perché gioca bene. Sì, avevo bisogno di sbloccarmi, anche perché non è stato un inizio facile, sono arrivato, ho avuto qualche problemino fisico. Oggi sapevo che il mister mi dava questa opportunità di giocare e volevo ripagarlo al meglio, sia con la prestazione, magari con i 2 gol che sono arrivati durante la partita. Ecco. Al di là di poco, che a me è piaciuto il fatto della tua capacità tattica di venire a giocare con la squadra, a farla salire, giocare a volte anche di protagonismo o andare esterno. E poi quando ti ritrovi in centrale sai far male. Forse per questo sei l'attaccante che Otelli ha tanto desiderato. Ma il mister, posso dire la verità, che mi lascia svariare su tutto il fronte d'attacco, sia esterno che centrale. Poi chiede sempre di uscire tra le linee, magari per alzare un po' la difesa e per creare spazi per gli altri giocatori. A me piace giocare con i piedi e anche andare in profondità. E poi quello che dirà il campo, cioè cerco di dare il massimo. Ecco. Visto che non sei stato come quello dell'anno scorso, ti chiedo di promettere ai tifosi che alla fine sarà diversa. Lo prometto. Ciao, guarda. Ok, non fa licenziare. Grazie.